cominciato a identificare questo problema piuttosto tardi, diciamo, nel senso che le cose sono cominciate solo negli anni 70 a livello internazionale, ripeto sempre dal punto di vista della normativa, non necessariamente poi del fatto che queste cose vengano perseguite regolarmente. La normativa sui, diciamo, il corpus sui diritti umani risale al 1948, però ovviamente i diritti umani hanno continuato a essere violati per decenni, però diciamo, i governi sono stati costretti un po' alla volta a giustificarsi più di quanto non facessero prima certe cose. E su tutta un'altra serie di campi, il campo dei capitali di origine criminale ha cominciato a essere regolamentato molto più tardi, proprio perché era quello più intrecciato, lo snodo di collegamento ai mercati legali e all'economia sociale. Il capitale di origine criminale e l'investimento nell'economia lecita del capitale prodotto dalla fondazione criminale hanno cominciato a essere identificati come un problema e quindi anche un fenomeno da reprimere soltanto in parte a partire dagli anni 70, partiamo a livello internazionale, e poi molto più avanti. Per esempio, la prima legge in cui si comincia a parlare di quello che poi sarebbe stato definito riciclaggio di denaro sporco, in genere viene citata la legge statunitense, la legge degli Stati Uniti, cosiddetta RICO in sigla, Racketeer Influenced and Corrupted Organizations, la legge del 1970, in cui per la prima volta c'è un reato di organizzazioni che possono, attraverso il riuso di denaro proveniente da attività illecite, influenzare e corrompere anche l'economia legale. È la prima volta che viene identificato un reato vero e proprio di quel genere. In Italia è la prima volta che si una cosa di questo genere è il 1982 con la legge La Torre, Rognoni La Torre, se si preferisce, la prima legge sulla confisca dei beni ai mafiosi dopo l'assassinio di Pio La Torre, che naturalmente conoscete, anzi, se siete, diciamo, per certi aspetti addetti da voi, infatti io vi ho fatto. Ma solo negli anni 90, ma solo negli anni 90 queste cose cominciano a diventare un po' più sistematiche. Per esempio, a livello europeo, Unione Europea, a livello internazionale, l'organismo che è deputato contro il riciclaggio internazionale, il GAFI, il gruppo di azione finanziaria internazionale, che ha una sigla in inglese, insomma, secondo come lo leggiamo, è stato istituito nel 1989 in sede G7, cioè l'Unione dei governi dei maggiori paesi industrializzati. In Europa le prime direttive dettagliate su questo argomento sono venute fuori, la prima è venuta fuori nel 1990. E in Italia una normativa rigorosa su questo campo è cominciata a essere sviluppata a seguito delle direttive europee negli anni 90, un po' alla volta, e a dir la verità quella, diciamo, più completa ce l'abbiamo solo da 5 anni, nel senso che solo la legge si chiama il decreto legislativo 231 del 2007 recepisce la terza direttiva europea sul riciclaggio e ha, diciamo, completato in qualche modo quello che a livello internazionale si ritiene essere uno standard accettabile, diciamo, di controlli, di repressione, di intervento sul fenomeno del riciclaggio. Quindi in realtà sono 5 anni che è una normativa veramente completa, anche se comunque quelle degli anni 90 cominciano messe in modo, diciamo, una serie di processi. Stiamo parlando comunque di 20 anni, non di molto tempo fa.
diffusa, diciamo, diffusa operazioni che vengono costruite l'utilizzo dei proventi illeciti, e c'è una definizione efficace del professor Masciandaro che vi segnalo perché rende l'idea. Il riciclaggio è trasformare il potere d'acquisto potenziale del denaro illegale in potere d'acquisto effettivo. Ripeto, qual è il problema di chi fa, di chi opera nei mercati illegali, quindi di chi fa accumulazione criminale? Che l'accumulazione che sta facendo non è immediatamente spendibile sul mercato dell'economia ufficiale. Allora, perché diventi un soggetto anche molto forte, perché le cifre sono consistenti, da giocarsi nell'economia ufficiale, bisogna fare delle operazioni di ripulitura del denaro. E questo è lo snodo cruciale. Si trasforma il potere d'acquisto del denaro rubato, per semplificare, diciamo, o ottenuto dal tizio o da quello che volete, in linea generale è molto scarso. Poi dipende dalle situazioni, ma in linea generale non è immediatamente spendibile, o è poco spendibile. Questo potere d'acquisto potenziale viene trasformato attraverso il riciclaggio in potere d'acquisto effettivo. Entra a tutti gli effetti nell'economia ufficiale e diventa, pesa, diciamo, nelle attività formali. A livello internazionale la stima su quanto valga il volume di economia, di attività economiche e finanziarie riciclate è piuttosto preoccupante, perché si parla del, ma il Fondo Monetario Internazionale dice tra il 2 e il 5%, la stima, diciamo, che si considera più attenibile purtroppo è quella più alta, il 5% del prodotto interno lordo mondiale. E per quanto il prodotto interno lordo non ci piaccia tanto di misura, però ci serve per capire queste cose. Allora, il prodotto lordo mondiale vale grosso modo 60.000 miliardi di dollari, questo per la vostra cultura, di questi tempi vale 63.000 miliardi di dollari, qualcosa del genere, che è ovviamente enorme, che ha il valore di tutti i beni e servizi prodotti nel mondo. Bene, la parte, le dimensioni del riciclaggio sarebbero quindi intorno ai 3.000 miliardi di dollari, in euro un po' meno, perché sarebbe il valore attuale, o meno della parità con l'euro. 1.500 miliardi di euro e più del prodotto interno lordo dell'Italia, per chiarire, molto di più. Se il prodotto interno lordo dell'Italia sono 1.600 miliardi di euro, sono. E più del debito, del famoso debito dell'Italia, che come è noto è il 100% del PIL, cioè quasi 2.000 miliardi di euro. Sono almeno in euro 2.500 miliardi, 3.000 miliardi circa. Secondo la Banca d'Italia, in Italia però le dimensioni del riciclaggio sono il doppio della media internazionale, cioè sono il 10% del prodotto interno lordo. Vuol dire che in Italia partiamo da una cifra tipo 150 miliardi di euro. Il prodotto interno lordo appunto è 500-600 miliardi, secondo degli anni, ultimamente un po' più basso del risultato. Stiamo parlando di almeno 150 miliardi di euro. Attenzione che questa è una cosa, è un dato da capire bene, non è neanche propriamente, non è il fatturato delle mafie, per esempio. E quanto dell'accumulazione dei mercati illegali, in senso lato, principalmente della criminalità organizzata, ma anche di altri soggetti, perché la cosa configuri il mercato illegale, quanto si è riuscito o si sta cercando di riportare nell'economia legale. Quindi è accumulazione che è stata ripulita o che è in via di, che si tenta di ripulire o che è in via di pulizia e che fa parte e forse inquina o comunque distorce o comunque interviene
nella stessa economia ufficiale. Allora, che cos'è un po' più in dettaglio quello che ho citato, cioè come funziona e quali sono, come lo si va a cercare? Intanto noi ci siamo che la normativa italiana, beh, c'è un articolo del, diciamo, tre articoli del codice penale di riferimento, c'è 148 in particolare, e una serie di decreti, come dicevamo, di recepimento delle direttive europee. Intanto va fatta una precisazione, una delle cose che l'Italia ha ricevuto soltanto di recente, cioè solo nel 2007, è il cosiddetto autoriciclaggio. Questa è una cosa importante perché una delle situazioni un po' curiose in cui si trovava la vicenda in Italia, a differenza di altri paesi, è che il reato del codice penale finora, fino a pochi anni fa, non contemplava questa possibilità, cioè una formula che non è autoriciclaggio, una formula che dice non vale nel caso del concorso, cioè una formula giuridica, diciamo. Cosa vuol dire autoriciclaggio? Vuol dire che chi commette un reato, per esempio della criminalità organizzata, non può essere contemporaneamente accusato di fare lui il riciclaggio dei proventi di quel reato. Questo dipende da un principio, per la verità sacrosanto, della cultura giuridica italiana, quella giuridica, diciamo, del mondo latino, che è il principio per cui nessuno può essere perseguito, processato, perseguito due volte per lo stesso. Cioè si assumeva il fatto che nel momento in cui uno ha commesso un reato maggiore, quello di riciclaggio fatto da lui stesso